Non è solo una questione di orgoglio, è uno scontro tra tradizioni calcistiche diverse, culture differenti, uno spettacolo infinito. Nel corso degli anni abbiamo assistito a momenti di calcio clamorosi in quella che è una delle competizioni più storiche del panorama mondiale. Dal 1967 a oggi ha cambiato nome, ha cambiato formato e solo nel 2002 il torneo ha trovato una fisionomia. Qui c'è il tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Mamma mia, come li aveva superati qui! Gli è mancata la lucidità per concludere a rete. Brozovic. Prova a metterci il piede. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Brozovic. Vede un varco e si infila in dribbling. Palla intercettata, il passaggio non era preciso. Pallone interessante, in verticale. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. È fuori di un non nulla. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Cristiano Ronaldo. C'è spazio da sfruttare in verticale. Seco Fofana. Se ne va. Manda il difensore al bar con una finta e se ne va. La palla è già tornata in loro possesso. Passa il pallone, però male. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Fofana. Tocco preciso. Sulla fascia, è libero. Prova a creare pericolo. Intercetta il passaggio, pericolo. Brozovic. Errore qui, pallone sprecato. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Cerca la fondo, palla al piede. Supera il diretto avversario. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Arriva Cristiano Ronaldo. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Grande movimento nello spazio. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Un nuovo calcio piazzato, vediamo se provano qualche schema. Ottimo passaggio, deve tirare. L'arbitro fischia. Non è ancora chiaro se concederei rigore o una semplice punizione. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. E sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. L'azione irregolare c'è, secondo l'arbitro. I giocatori vogliono negoziare in qualche modo, ma ormai non c'è più niente da fare. Intervento scomposto, espulsione che ci sta. Una sanzione inevitabile. È sempre difficile in questi casi, ma lasciare i compagni con l'uomo in meno non è mai una buona cosa. E ora può sbloccare la situazione dal dischetto. Ci ha pensato lui! Ha
Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Hanno rotto gli indugi con questo gol e ora possono controllare la partita. Beh, non si può certo dire che abbiano iniziato con il piede sbagliato. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Vediamo se può capitalizzare. Cerca aiuto nella zona laterale. Decide di giocarla in profondità. Difesa ancora decisiva. E trova il compagno. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco.